Gentili telespettatori di Cilento Channel, bentrovati. Oggi parleremo di basket serie C Gold in ripartenza e per quanto riguarda Agropoli c'è la nostra New Basket Agropoli in competizione e la prima gara di campionato si terrà domenica prossima alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Concilio di Agropoli. Siamo in collegamento diretto attraverso il web con il coach Franco Lepre. Franco, ben trovato. Sì, ciao, buonasera a tutti, ben trovati. Allora, subito una prima domanda, Franco. Con chi giocheremo domenica prossima e subito spiegaci un poco come state preparando la partita. Allora, domenica giochiamo la prima di questa ripartenza con Lamezia. Lamezia diciamo che è una squadra molto molto attrezzata, lo era già prima della chiusura degli allenamenti del campionato, lo è ancora di più adesso, quindi c'è un roster di primissima fascia molto importante, quindi è una delle squadre che era a detta di tutti era candidata al salto in Serie B. Ci stiamo preparando bene, siamo concentrati, abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti a livello di gestione della gara, quindi diciamo che il lavoro che stiamo facendo sta mirato alla preparazione della partita di domenica, quindi i ragazzi stanno tutti abbastanza bene, sono concentrati e sono molto fiduciosi. Ecco, ci puoi parlare più nel dettaglio dei primi 5 giovani che entreranno in campo, insomma la formazione di partenza? No, questo no, perché mai come quest'anno avremo una diversità di quintetti che si alterneranno, perché avremo una squadra che cambierà pelle sempre, quindi non ho certamente né un quintetto fisso né dei giocatori che sono... partono dall'inizio, quindi su questo qua non c'è proprio problema, però ripeto, penso di avere una squadra molto allenabile, una squadra composta di tanti giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e questo è già di buon auspicio per tutti, poi sarà il campo che dirà come e quando troveremo e se giocheremo bene. Coach, quest'anno purtroppo un avversario in più, il Covid-19 che con tante difficoltà insomma non vi permette di allenarvi a dovere e soprattutto non vi terrà vicini i sostenitori, quindi tutti i tifosi che purtroppo dovranno seguirvi attraverso una diretta televisiva. Sì, questa è la cosa che più ci dispiace, che non avere il contatto diretto col pubblico per noi è una grande mancanza, una grande assenza, quindi poi noi eravamo abituati a fare di Concilio con un pubblico molto caloroso, quindi questo ci mancherà sicuramente. Abbiamo la fortuna di fare comunque una diretta, di avere il vostro supporto in modo che arriviamo alle case dei tifosi e ci possono godere la partita da casa comodamente. Noi ci mancheranno moltissimo perché siamo abituati, però dobbiamo riabituarci a questo nuovo modo di fare sport in questo momento. Per finire, coach, sarà una partita vincente? Cosa prevedi? Sì, sicuramente sì. Diciamo che avremo tutte le partite che saranno vincenti. Vuoi per la caratura degli avversari, vuoi perché il campionato del C-Gold è molto, molto competitivo. Quindi sicuramente avremo chi vede la partita da casa, noi stessi a Palazzetto avremo da di che divertirci. Quindi io mi auguro che prima cosa ci sono sempre situazioni ottimali a livello sanitario che ci consentono di poter giocare, questa è la cosa principale, quindi noi saremo tamponati ogni prepartita 48 ore prima, quindi questo è il primo auspicio che ci auguriamo tutti quanti, che ci sia sempre una situazione ottimale, di non avere casi nel nostro interno. Poi ti ripeto, stiamo lavorando per questo, la società ha lavorato bene, nonostante tutto, tante società non hanno aderito a questo C-Gold della nostra. Fortuna ha tenuto vivo il movimento con grandissimi sacrifici, quindi ha fatto rendere l'impossibile per ripartire e di questo qua dobbiamo dare atto a tutti, dal presidente all'ultimo dei dirigenti, dei soci, quindi a tutti gli sponsor che hanno confermato la vicinanza a questa squadra, a questa realtà della città, quindi questa è una grande cosa, perché noi riusciamo di nuovo a essere vivi
con tanti ragazzi del posto che fanno parte del roster. E secondo me, per come si sarà messa la situazione, è un grande risultato. Poi, se verranno, e verranno sicuramente anche le vittorie, saremo ancora più contenti. Bene, un in bocca al lupo alla New Basket Agropoli e ricordiamo l'appuntamento di domenica, ore 18, in diretta su Cilento Channel. Grazie coach. Ok, grazie a voi, in bocca al lupo.